Ma ciao a tutti e bentornati qui su Apple Caffè, come state? Oggi vorrei mostrarvi una piacevolissima alternativa ai wallpaper che sono normalmente in dotazione con i nostri Mac. È vero che una delle cose più affascinanti a disposizione nel sistema operativo macOS è proprio la vasta gamma di wallpaper, ma è anche vero che ormai si conoscono, insomma, ci capiterà spesso di andare in giro e vedere tanti altri Mac con sfondi della scrivania identici al nostro, perché insomma ormai sono anni che Apple offre più o meno sempre gli stessi. Quindi, se vogliamo dare un tocco in più di personalizzazione al nostro computer, abbiamo varie possibilità, tra cui trovare una foto, magari scaricarla facendo una ricerca di immagini belle da vedere, che però devono anche avere il requisito giusto in base al nostro tipo di Mac, quindi la risoluzione giusta, il formato giusto, eccetera, eccetera, altrimenti non hanno poi la maniera giusta di apparire sullo sfondo della nostra scrivania. Quindi può diventare un po' antipatico, un po' fastidioso da fare questo procedimento, e poi non tutti sono così preparati sul funzionamento del sistema operativo Mac per capire anche come sostituire lo sfondo del desktop. Per questo ci viene incontro un'applicazione Mac semplicissima da usare ed è anche divertente, perché è bello andare a scorrere magari settimanalmente o mensilmente tutti i nuovi wallpaper che ci offre questa applicazione. Noi non dovremo far altro che scorrere, anche in base ad argomenti, in base a tipi di soggetti, eccetera, i tanti wallpapers, i tanti sfondi che ci offre quest'app, e poi farà tutto lei, perché lei capirà che tipo di Mac abbiamo, che tipo di risoluzione abbiamo bisogno per far risultare perfettamente lo sfondo in questione sul nostro Mac, e lo installerà da sola, e quindi magicamente verrà cambiato con un semplice click sul nostro computer lo sfondo della nostra scrivania. Questa applicazione così semplice da usare si chiama Wallpaper Wizard, che significa il mago del wallpaper. Vi lascio il link con le informazioni relative a quest'app per poterla installare nei vostri Mac, e vi dico già comunque che quest'app fa parte dell'ormai noto portale di applicazioni alternativo al Mac App Store, e cioè Setup, che sarebbe un po' il Netflix delle applicazioni Mac, poiché non dovete comprare ogni singola applicazione che vi occorra, ma potrete utilizzare tutte le tante e diverse applicazioni presenti in questo portale tramite un piccolo abbonamento. Inoltre avrete un tot di tempo per poter utilizzare l'intero portale di applicazioni al 100% gratuitamente. Insomma, a mio avviso ne vale la pena. Io sono ormai utente quasi da un anno di questo nuovo portale di applicazioni alternativo al Mac App Store, e mi trovo benissimo, perché devo dire che c'è non solo un'ampia scelta, ma viene fatta una dura selezione, vengono scelte davvero solo le app migliori e più performanti per il vostro Mac. Qui in alto a destra vedrete passare il link per vedere il video in cui vi parlo dettagliatamente di questo sistema Setup, quindi se volete prendere informazioni potete seguirlo. Spero che questa dritta vi possa essere utile, se è così ditelo con un pollice in su qui sotto al video di YouTube, e se non l'avete ancora fatto vi suggerisco di iscrivervi gratis a questo canale per poter seguire altri video come questi. Tanto è gratis e basta un click qui sotto in fondo a destra, dove c'è il loghetto di Apple Caffè, oppure dove vedete la scritta rossa iscriviti. Potete trovare le nostre notizie ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, nel nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F senza accenti. E vi ricordo che abbiamo anche un account Instagram, si chiama Apple Caffè Official, e potete seguirci anche lì. Ma attenzione, non basta più essere iscritti a questo canale per poterne ricevere notifica quando viene caricato un nuovo video. Adesso il signor YouTube ha deciso che dovete anche cliccare sulla campanella che vedete in alto a destra, dove vedete la parola iscritto. Se non cliccate sulla campanella non saprete mai quando avremo caricato un nuovo video informativo come questo. Quindi che tocca fa per campà. Io vi ringrazio come sempre per la vostra partecipazione e ci vediamo al prossimo video. Ciao. We'll be right back.